Finito il caricamento, inizia questo secondo game mentre io sto per aggiornare il pannellino del punteggio. Siamo appunto sull'1-0 per il team Impulse Esport e andiamo subito a presentare i due giocatori. L'abbiamo visto nel primo game, spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso per gli Impulse Esport Amandil, un giocatore Grandmaster Zerg nei server nordamericani. Io lo ricordo sempre perché i Grandmaster sono comunque, secondo me, così per dirla in parole semplici, un po' più abili dei master, o quantomeno non tutti i master diventano grandmaster, diciamola così. Gastric nuovamente per Amandil a 10 di supply. Amandil che sui server europei è classificato come master non nella sua divisione, nella quarta season, quella appena conclusa da qualche giorno, con 2338 punti, 189 vittorie, 155 sconfitte e win rate di 54 e 94. Ha battuto uno Zerg nel primo game Prospect, tra l'altro uno dei fondatori del team Darkstar. Arriva subito la 11 pool per Amandil, quindi vedremo come reagirà il suo avversario che spawna nell'angolo in basso a sinistra con il colore blu per il team Darkstar Glaive. Almeno io credo che si pronunci così perché il team è svedese, quindi non mi assumo responsabilità sulla pronuncia. Un giocatore ranking master per lui, nono la sua posizione nella season 4, quella appena conclusa, come ho detto prima, con 2033 punti, 104 vittorie, 83 sconfitte, win rate di 55 e 61. E questo giocatore sta andando di CC First, il che è altamente sconsigliato quando c'è una 11 pool in arrivo in da face, come direbbe sempre il caro Feuerbach, che salutiamo. Vedremo come reagirà quando arriverà la Rax, cosa riuscirà a fare per difendersi. Non dovrebbe avere molti problemi visto il posizionamento delle strutture, insomma, a parte questo depot, il resto è tutto ampiamente resistente ai primi ling che possono arrivare, ma comunque è sempre un fastidio per i giocatori Terran doversi difendere entro i primissimi minuti di game. Credo che la 11 pull arrivi addirittura entro il quarto minuto, infatti siamo già sui 3 minuti e 23 mentre va a prendere la sua espansione a 19 di supply Amandil, un bel po' in ritardo con la seconda come sempre, ma quando si esegue comunque una pull così precoce di solito si sacrifica molto del timing per eseguire un'espansione. Comunque 4 ling all'inseguimento dell'SCV stanno cercando di capire in che direzione si spingerà mentre arriva il primo, no, il secondo overlord, scusate, sulla natural del giocatore Glaive, mentre il primo è già arrivato in un altro spawning point, ma non ha trovato niente, quindi vedremo cosa farà. Come vi dicevo, nella lobby introduttiva, il giocatore Glaive viene da Warcraft 3, ha deciso di switchare per Starcraft 2 all'inizio del 2013 ed è passato ad agosto nel team Darkstar, il team svedese, mentre Amandil, come vi dico sempre, è un giocatore americano che gioca anche nella ladder europea e comunque nelle competizioni europee, quindi ha aderito al team Impulse Esport europeo, insomma EU. Va a piazzare la sua espansione, la sua natural sul suo alloggiamento naturale. Ha completato quasi il bunker difensivo. Amandil non mi sembra che voglia rushare su due basi. Per il momento è abbastanza tranquillo a macrare in gioiosità. Prende i due assimilatori in contemporanea a 33 di supply. Comunque è avanti rispetto al suo avversario per quanto riguarda il supply. Visto che non ci sono grandissime unità in campo, direi che sono tutti SCV. Infatti andiamo a vedere la unit composition: 23 lavoratori per 27, scusate, per Amandil e 22 più 2 muli per Glaive, che va a prendere la seconda raffineria sulla Natural. Si sta wallando con una serie di depot sulla rampa per accedere alla base Natural, mentre la posizione, mi piace molto la posizione del bunker, che è praticamente in seconda linea per evitare di essere surroundato e comunque per utilizzare anche il comando orbitale come scudo. Intanto il supply arriva a 34 per Glaive, 44 per Amandil, che in questo momento ancora non ha messo in ricerca l'incremento metabolico, ma c'è la colonia delle blatte, quindi forse andrà subito a rushare con blatte mentre va a prendere la seconda espansione molto molto velocemente. Almeno siamo al minuto 6 e 30 secondi, mi sembra abbastanza, beh, no, non proprio abbastanza, perché comunque il Terra è già andato di seconda, quindi insomma c'è già bella pronta. Va a piazzare un bunker. Questo bunker mi piace un po' meno perché normalmente contro il Benelin Bust si preferisce piazzarlo in seconda linea e fare soltanto dei depot in prima linea, ma comunque sono veramente
veramente dettagli, vanno a prendere la torre Xel'Naga Glaive con due Aelion. Abbrustolisce un povero Ling che non aveva nemmeno la speed. E per il momento niente di nuovo, siamo ancora, vediamo la linea produzione, arriva alla ricerca dello Steampack Glaive, sta andando subito di seconda espansione, ancora soltanto una Rax e una fabbrica, arrivano soltanto due Rax in questo momento, quindi 3 Rax più Steam per il giocatore Terran, che mi sembra la stia prendendo un po' troppo di macro, secondo me, perché tre basi così mi sembrano un po'... Normalmente si cerca prima di avere un po' di difesa, comunque... ci sono ben 6 Aelion che possono dare il loro bel fastidio sulla linea mineraria se non ben difese le entrate, se non ben difese le rampe d'accesso alla base Netural e alla base principale. Arrivano in questo momento vicino la rampa d'accesso, scoutano subito le blatte, scusate, dei droni in arrivo, ma ci sono le blatte, come stavo dicendo, che riescono a intimidire abbastanza queste Aelion. Ne perde tra l'altro una anche in modo, anzi una seconda anche in modo un po' discutibile, forse poteva scappare subito perché contro le blatte, contro tre blatte, 5 Aelion non hanno molte speranze, almeno non hanno speranze di fare danni. Andiamo a vedere il numero dei lavoratori, ancora 56 per Amandil, 46 per Glaive al minuto 9, mi sembra già un bel che per entrambi. Intanto entra l'Overlord sacrificale per lo scout, non è tanto sacrificale perché comunque Amandil ricerca sempre il carapace pneumatico, quindi questi Overlord sono sempre molto molto scattanti, molto veloci. Arrivano subito le prime mine in campo, le prime due mine piazzate su vicino il wall di Depot, mentre abbiamo il Beneling in costruzione, Beneling Nest per Amandil con più 1 per l'attacco a distanza, l'incremento metabolico soltanto messo da pochi minuti, da pochi secondi in ricerca, in più altri 10 Ling in produzione, il più 1 anche all'armatura, mentre tiene un po' di banco con queste Aelion che cercano probabilmente di avere più informazioni possibili. Comunque ha scoutato già la seconda espansione per Amandil e Glaive sa che deve fare qualche cosa perché altrimenti uno Zerg che macra è uno Zerg potenzialmente micidiale. Va a tappezzare un po' l'entrata della sua base Netural con tante mine, con 5 mine per il momento. Ha già in mente di prendere subito la seconda espansione, credo che arriverà a brevissimo. Il comando orbitale si sposterà a brevissimo mentre sta mandando avanti tre blatte per scoutare, anzi no, va a prendere la torre Xel'Naga Amandil, mentre dall'altra parte abbiamo un drop che mi ero quasi perso del tutto, alcuni marine stavano cercando di fare dei danni, andiamo a vedere soltanto due lavoratori distrutti da parte di Glaive, non ha fatto grandi danni, dall'altra parte invece questo Overlord stava tranquillamente aspettando che qualcuno gli dicesse di andare via e sono arrivati due marine che ora se la prendono anche con l'armeria, non so per quale motivo stanno attaccando l'armeria, probabilmente un misclick, spero per i marine, altrimenti saranno licenziati seduta stante. E intanto va a prendere la seconda espansione Glaive con il suo comando orbitale costruito ormai da diverso tempo, va a piazzarci anche altre due mine, un manipolo di marine, soltanto marine, mine e medivac, una build che ormai si vede molto molto spesso tra i giocatori Terran, con questo posizionamento delle mine. Non so se quello migliore, sicuramente uno spread, spread di mine è utile per evitare che i Beneling facciano molti danni e le distruggano una dopo l'altra, ma comunque così piazzate non fanno tantissimi danni e delle blatte in avanti potrebbero tranquillamente portarsela a casa, mentre da quest'altra parte credo che stia per arrivare un drop, almeno a giudicare dall'assembramento di Overlord. Infatti abbiamo... No, non ha ancora messo in ricerca le sacche ventrali, probabilmente arriveranno entro breve, o magari è solo un rally point generico di tutte le unità. Soltanto 4 blatte sta puntando più su Hydra e Speedling, una cosa che vedo, che ho visto fare molto spesso a Dimaga nelle partite Energy Cup Series. Intanto ottima la scelta di mandare in avanti un Overlord per espandere il biostato e poi una regina per piazzare biotumori e quindi aumentare la velocità del creep spread, ma ci sono dei marine che non la pensano in questo modo e se la prendono subito contro questa queen, ma ci sono anche due, tre blatte, scusate, alla torre Xel'Naga, arrivano dei Ling per far sopravvivere questa regina, subito in morphing ben 14 Beneling, arrivano le blatte e le Hydra a questo punto.
scout dovrà cercare di capire l'armi in composizione avversaria. Non credo che abbia scoutato le mine, quindi Amandil sarà un po' forse non tanto, ma comunque sarà abbastanza sorpreso dall'attacco di mine. A questo vedremo. Arrivano anche in avanti due sorveglianti che si prendono i colpi delle mine, vengono subito atterrati dal colpo dei marine. Arriva l'attacco principale con le Blatt e le Hydra, e ci sono anche dei Benelling. Vedremo come andrà la difesa a questo punto. Doppio bunker su la rampa dell'accesso alla Netural, ma sta puntando direttamente alla seconda espansione Amandil con una parte della sua armata, mentre un'altra parte dell'armata si dirige verso i Marine, che vengono spridati molto bene da parte di Glaive, ma sono in numero decisamente inferiore nonostante l'aiuto delle mine. Non possono fare molto, infatti ricarica tutto sopra le Medivac, che rientra nella sua Netural, mentre da quest'altra parte sulla seconda espansione abbiamo un attacco distruttivo che ha portato a casa tutte le racks che erano state già costruite e distrutto il wall per bloccare l'entrata alla rampa e alla base secondaria del giocatore Terran. 198 il supply per Glaive, 189 per Amandil, che sta mandando tutte le truppe in avanti. GG da parte di Glaive, secondo punto per il team Impulse Esport.